Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale o alla legge, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo assassini. Nulla è reale. Tutto è lecito. Bentornati, miei cari vichinghi e Shield Maiden. Siamo tornati in questo terzo episodio di Assassin's Creed Valhalla e siamo esattamente dove ci siamo lasciati. E dobbiamo fare parlare con i membri del nostro clan prima di andare da Gunnar, il fabbro. E ogni volta sbaglio tasto. Dove? Lasci l'ago per imbracciare l'arco, vedo. Eivor, puoi insegnarmi a tirare con l'arco? Molto volentieri. Vedi la mia postura? Pianta il piede a terra, entro la linea delle spalle. Inspira mentre stai tendendo la corda. Osserva il punto che vuoi colpire. Ora immagina che la freccia lo attraversi e prosegua la sua corsa. Espira, poi scocca. To. Grazie, Eivor. Ecco, ho qualcosa per te. Vedi? Sta tutto nell'occhio. Se vuoi, io potrei disegnarti un nuovo tatuaggio. Grazie. Per decorare la tua cicatrice. Lo apprezzo, ma voglio che rimanga visibile. Oh, non intendevo offenderti. In ogni caso, ho un tatuaggio per te. Quanti sono, Dio santo? Giochiamo. Sono piuttosto bravo. Non dire che non lo sapevi. Fa poco lo spaccone, Nego del gioco, buongiorno. Due partecipanti si iscrivono lanciando i dadi e invocando i popoli divini. Il primo giocatore che porta a zero sul avversario vince. Ogni turno si comporta di tre fasi. Fase 1, la fase del lancio. I giocatori lanciano i dadi sulle facce dei dadi. Ci sono vari effetti come attacco, difesa, nutrimento di gettoni per invocare i popoli divini. Secondo, la fase del favore divino. I giocatori possono offrire per invocare un favore divino che conferisce potenti benedizioni in grado di alterare il risultato di un turno per fine della partita. 3, la fase di soluzione. I risultati dei dadi lanciati dai giocatori vengono messi a confronto. I danni vengono inflitti o bloccati. I gettoni ottenuti o rubati. Si giocano i turni, un giocatore non porta su di un altro a zero. Ok. Testa. Cos'è? Che culo. E si diventa un giocatore di dadi. Cioè, fino a tre volte è un lancio, e tra un lancio e l'altro, poi decide quale ottenere e poi lanciare di nuovo. Se ci dà il dado, non lo lascia, ruba, blocca, blocca, ottieni. No, devo lanciarlo. Io lo voglio lanciare in realtà. Vabbè. Ok. Sì, quando sono riprendo adesso. Quasi lancio. Buono. No. Però no. Ne ho uno. Questa parte me la accelero. Ah, che palle. Oh vecchio, Dio santo, muoviti! Oh, cazzo, c'è tricosi, il bastardo. Ma viene due però. Molto bene. Cazzo, mi fa dudare sto pezzo di merda. No, vai, vai. Ok, provo che gli faccio qualche danno. Dai.
di lancia. No, non mi piace. Ora che marca. Sto pezzo di merda. Ma cuore. Sì, mi lancia, due, stronzo. Sì, dai. Molto bene. Oh, i due danni che mi servono proprio, ragazzi. Ciao, ciao, caro. Sto diventando bravo. Ma come? Cosa? No, ancora. Sì, ciao, bello. No. Abbastanza Orlog per oggi. Hai perso. Potenza di vita. Parliamo. Ehi, Tecla, cosa prepari? Alvis dice che la ricetta è troppo forte. Pensi che reggerai qualche giro? Gara di bevute, mi piace questo. Ragazzi, like per la gara di bevute. Non buttarti nel barile, va bene? Di poter bere quanto me. Merda. Sto già barcollando. Ho sbagliato. Ma porca miseria, sul finale proprio. E abbiamo vinto, succhiamelo bella. Ragazzi, like per la vittoria. Mio Dio, nel mio corpo scorre idromele. Che bella bevuta. Beh, faccia. Vabbè. Che bevuta. Ma la faccia. Svend, hai disegnato nuovi tatuaggi? Sì, qualcuno. Mostrameli. Tove dice che sta provando nuovi tatuaggi. È così, e ammetto che sta migliorando. Fammi dare un'occhiata. Fa pure. Sì, so cosa sono, li ho visti, quindi. No. No. Testa. Io direi questo qui, guarda del corpo. Busto abbiamo messo. Una bella ascia sulla schiena. Vai sal barbone adesso, dai. Ragnar Lothbrok, it's you. Io faccio castano scuro come i miei capelli. Sì, castano scuro. Sì. Anzi, cambio tatuaggio sulla schiena. Toh. Guarda qua che roba. A sto punto c'è direttamente tutto Jormungandr, scusi. Quello sulla faccia? No, quello sulla faccia lo mantengo così. Ok. Ottimo. Ti serve altro? No.
Fammi dare un'occhiata. Di nuovo. Fa pure. Bene, no. C'è qualcos'altro. Ci vediamo. Vediamo, Sband. Sì. Salve. Guarda un po' chi c'è. Ti eserciti con le parole, Alvis. Ah, Eivor. L'unica bocca in tutta Midgard in grado di schernirmi. Mi hai insegnato tu l'arte della poesia, amico mio. Presto l'allievo supererà il maestro. Che ne dici di un'altra lezione, allora? Canzoniamo, qui e ora. Cosa mi rispondi? Che io ti dico che canzoniamo, rappiamo, canzoniamo. Allora. Mi piace sempre giocarmi qualche moneta. Era più una gara di insulti. Chi ama canzonare ha uguale passione per le scommesse. Ma oggi eviteremo. Forza, iniziamo. Sono pronto. Se vuoi canzonar, poni molta attenzione all'accento ed al ritmo di ogni espressione. Il suono e la rima poi non devi scordare. La terza. Lo terrò ben presente e ti vado a sfidare. Un'ottima risposta. Hai eguagliato il mio verso in rima e cadenza alla perfezione. E ora passiamo ai contenuti. Devi essere tagliente, insultare un po' a braccio, ma rimani nel tema, non rimare a casaccio. Se dicessi che tu sei ottuso e banale... Rimanendo al tema, quindi se lui dice che io sono ottuso e banale, io direi che lui spara... cavolate. Io direi che per te dir sciamenza è normale. Ah, una gran risposta! Mi hai rivoltato contro i miei stessi insulti. Ho parlato di intelligenza e sei rimasto in tema. Quando ti vengono in mente più risposte possibili, usa quella più fedele al tema in questione. D'accordo, Alvis. Ultima prova. Va, domina il mondo a suon di poesia. Sii rapido e scaltro ovunque tu sia. Oddio. Un giorno vedrò i tuoi grandi progressi. E i miei insulti ti rimarranno ben impressi, ti sfidando avranno... Non so. E quel giorno lo vedrai, io ti supererò. E quel giorno vedrai, io ti supererò. Non ti ho insegnato a dovere se credi che quel verso funzioni. Dov'è la rima? Ho sbagliato. Nell'arte del verso sei forte e capace. Hai cuor battagliero e rima rapace. Grazie, Alvis. Ricorderò i tuoi insegnamenti. Ci ho fatto bene le prime due, ma sono calato nell'ultima. Che bello, eh? Invece il livello di carisma è potente. Oh, salve. Ehi, puoi indicarmi un buon terreno di caccia? Potrei, ma ci sono già troppi arcieri rumorosi che spaventano le mie prede. Portami tre corna di cervo per provare la tua abilità. E poi potremo parlare. Madosca. Una degna sfida. Ritornerò presto. Ah, il fabbro. Morso di lupo, bentornato. Gunnar, ho qui qualcosa che dovresti vedere. Per il tuono di Thor, è l'ascia di tuo padre? Non vedo questa bellezza da molto tempo. 17 anni in fondo. Ho forgiato quest'arma anni fa. È ancora buona, ne vado piuttosto fiero. La sua lama è smussata. Ma ha un buon fendente. Puoi affilarla? Posso darti una lama migliore e rinforzare il manico. E fortuna vuole che abbia un lingotto pronto per il lavoro. Ne sei sicuro? Il fato ha voluto così. Ma in futuro dovrai portarmi tu i lingotti. Le armi non si forgiano dal nulla. Ok. Meno male che ne ho già due. Bella. Ah. Ecco fatto. Qualcosa. Ci pareva. Vediamo cosa hai da offrire. Appena trovo poi altri, intanto potenzio il corpo. Poi quando ne trovo altri. Poi appena ne troverò altri potenzierò anche le altre parti. Mi serve nient'altro? Mm. Il
4 chiacchiere, dai. Il mio spirito è forte, ma le notti sono più fredde. La mia donna mi ha lasciato. Aia. Sono Janssen. Mi dispiace molto. Da quanto eravate insieme? 5 settimane. 5 settimane di passione. Ma ormai è finita. Troverò mai la mia Brunilde? Le valchirie non calcano queste terre come un tempo. Dovresti pensare meno in grande. Tu credi? Amico mio, guarda la mia merce, le mie armi. Io sono un uomo che mira solo alla perfezione. Per ora è tutto. Ok. Torna quando vuoi, Eivor. Lo farò di sicuro. Ora avranno finito. Se hai altro da fare, ti consiglio di farlo adesso. Lasciamo che si calmi un po'. Potrei prima parlare con Valka e togliermi questo peso. Il re non va da nessuna parte. Ed siamo appena arrivati al capanno di Valka, ragazzi. Vediamo un po' cosa ci dice. Amuram. Amuram. Valka. Zitto. Mi serve silenzio per ascoltare la natura. Amuram. Amuram. Svala. Lei offre lodi e viene accolta. Restate ascolto al mio richiamo. O antichi, grande Odino. Grande Freya, io vi rendo grazie per il vostro Seidr. Lei rende grazie ed è benedetta. Eivor, ne è passato di tempo. Cosa ti spinge a farmi visita? Sono qui per un responso, su una questione privata. Vieni. Come sta tua madre? La sua mente è confusa. Parla agli spiriti. Temo che sia il suo ultimo inverno. Ma sono con lei. Adesso, dimmi perché sei qui. Ho avuto una visione. Molto potente. Forse è stata la furia della battaglia. O un delirio causato dal freddo, ma... Prova a descrivermela. Dopo 17 anni... ho rivisto l'ascia di mio padre. Non appena l'ho toccata, è iniziata la visione. C'era un lupo. Era feroce, ululava. E poi una figura. Un vecchio ammantato. Con un occhio solo. Voleva che lo seguissi. Ah, il Supremo. Ti chiama a sé. Forse desidera parlare con te. Farti avere un messaggio. Solo il Seidr può aiutarti a vedere con chiarezza e contribuire a sciogliere i fili annodati nella tua mente. Non ci vorrà molto. Cioè, abbiamo visto Odino nella visione quando abbiamo fatto il primo boss. Beh, primo boss. Che cosa prepari? Cosa prepari? Un elisir per liberare il tuo Ugr e sciogliere i tuoi pensieri. Abbiamo visto... grazie Lord a esso, Father, entrerai Lord in una Odin, sorta di dormiveglia e viaggerai andante. Nelle terre del sogno. Ciò che vedrai potrebbe disorientarti. Uno dei uccisori di Ymir, il gigante primordiale, stiamo parlando. Bevi. Si va di droghe. Se cerchi la vera comprensione. Di droghe ti devi fare. Quello mo chi è?
Non ho visto niente, Valk. È tutto inutile. Javi! Scold. Javi! Javi! Sono nel mondo dei morti. Sigurd. Sigurd, fratello. Quando sei arrivato? Odino. Una, due. Dove sono? Ma queste non sono le testatrici del destino? Le Moire in greco, sono... Non mi ricordo come si, come era il loro nome nella mitologia norrena. È che uno scooter inceppato. Vabbè. Il lupo. Oddio. Questa è una pozza di sangue questa. Che cazzo è successo? Altro sangue. Ma... Sono le porte delle Leim o del Valhalla? Quali delle due? Che è successo? Fratello! Che significa? Non c'era alcuna alternativa, Javi. Il destino è segnato. Sigurd! Sigurd! Cosa? Cosa è successo? Non dovevi essere tu, Javi. Wow. Cos'è sta bestia? La Madonna. Ciao, bel mostruone. Madonna, che occhi rossi gettati di sangue, ragazzi. Ma adesso io c'ho una domanda. Chi è Javi? Noi siamo Eivor. Che cazzo è Javi, quindi? Beh, una visione. Queste vanno le droghe. Anche belle pesanti, quindi. Beh, chi lo sa. Buongiorno, principessa. Calma, Eivor. Sono Valka. Sono qui. Per gli dèi, pensavo di... Che cos'era? Raccontami tutto. Fera, salivo verso la vetta. Stavo seguendo un lupo. Il lupo mi chiamava. Il lupo bramava la mia attenzione. Ma no, sì. Come se... Come a chiedermi. È stata la prima cosa che abbiamo visto. Tu sei il morso di lupo e porterai insieme a Sigurd, nostro fratello, a quanto in pare. In questo caso rappresenta la tua ambizione o la tua paura. Lenor, ecco il nome delle testatrici del fatto in norreno. No, abbiamo prima della sala abbiamo visto Odino con Lenorne. Ho visto Odino e Lenorne che tessevano i fili del fato. Mi osservavano. Non solo. Ti mostravano la via da seguire. Nella vita, nel futuro, ciò che ti attende e dove ti condurrà. E poi la sala di Odino si è aperta. Ho visto le porte della sala degli eroi caduti di Odino. Si sono aperte per me. Erano mezza aperte. Ombre del Valhalla, a cui tu sei destinato. Non so cos'altro dire. I miei ricordi sono vaghi, confusi. Hai raggiunto la vetta della montagna? L'ho raggiunta, sì. Ho trovato Sigurd, ferito, sofferente.
Era senza un braccio. Poi il lupo è riapparso. Grande come un drago. Mostruoso. Orribile. Ha cominciato a fissarmi e... mi è saltato addosso. Io ricordo che ci ha solamente ringhiato. Noi che ci ha... non ci è saltato addosso, Eivor. Che cazzo sono dici? Con te, Eivor. Lo sono da sempre. Conquisterai la tua gloria e avrai il tuo posto nel Valhalla. Ma questi presagi sono anche funesti. Il braccio mancante, tutto quel sangue, la bestia. Tu tradirai tuo fratello Sigurd. È questo il significato della visione. Non può essere. Io non tradirei mai Sigurd. È mio fratello, la mia famiglia. Le Norne hanno parlato e il loro messaggio è questo. No, ti sbagli. Hai frainteso la visione. Non è possibile. Tu tradirai Sigurd. Odino si è opposto al suo fato. Lo farò anch'io. In realtà Odino ci ha provato, ma nel Ragnarok, ovvero l'apocalisse per la mitologia norrena, ha fatto una finaccia diventando lo spuntino di suo nipote Fenrir. Quindi, a maso poi... ok, signori, io direi che con questa visione possiamo concludere questo episodio di Assassin's Creed Valhalla. Io come sempre vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanella, così siete sempre aggiornati sui nuovi episodi. Beh, ci si vede nel Valhalla, miei cari Viking e Shield Maiden. Skull!